care, benvenute in questo nuovo vlogmas. Sono le 8 e 13. Stamattina, devo essere onesta, non mi sono svegliata particolarmente affamata, però comunque la mia colazione la faccio perché non la salterei mai. Ho già finito il mio bicchiere di acqua calda e adesso mi vado a preparare la colazione. Una cosa che non mi piace la mattina è svegliarmi e dover accendere tutte le luci, quindi cerco di accendere qualche farettino nel frattempo che arrivi la luce naturale. Ho finito l'altra scatola di latte, quindi vado ad aprire questa qua. Questa è Barista Avena e vedete, mi è venuto veramente pochissimo latte, quindi ne voglio aggiungere un altro pochino. E adesso microonde per un minuto e mezzo perché mi piace bello bollente. Come biscotti questa mattina prendo questi biscottini integrali della misura con le gocce di cioccolato fondente. Non mi porto tutto il pacco a tavola perché poi non so resistere, quindi questa è una tecnica che in realtà ho sempre utilizzato, cioè anche se ho detto che non ho tantissima fame, non riesco a resistere ai dolci e ai biscotti la mattina, quindi prendo giusto due biscottini, aggiungo anche due fette biscottate integrali. Computer, così intanto mi vedo un video. Mentre finisco di bere il cappuccino, ho già iniziato a montare il primo vlogmas di quest'anno, che spero di far uscire oggi che comunque è sabato, e niente, mi sbrigo perché dopo dobbiamo uscire. Comunque io che cambio continuamente posizione mentre edito. Dove ho lasciato l'acqua? Matteo si sta già iniziando a preparare, mentre io volevo un attimo finire questi 10 minuti che mi rimangono di vlog. No, in realtà non è vero, non mi mancano 10 minuti, mi manca un po' di più. E comunque il primo vlogmas molto molto carino. E ho appena letto un messaggio troppo carino della mia amica Virginia, che... Ah, non vi ho detto niente di stasera, ragazze, no, vabbè. Stasera ho una festa importantissima per me, perché è la festa di laurea della mia amica, quindi, cioè, non vedo l'ora, veramente, stiamo aspettando questo momento da anni, quindi potete immaginare come siamo casate. E poi ho appena visto una parte della sua tesi, dove ha fatto, diciamo, delle dediche a... alle amiche, insomma, che le sono state più vicine, e mi ha dedicato una parte, mi ha chiamato super mamma. Ancora non sono mamma, però dai, diciamo che quando sei incinta già sei un po' mamma. Adesso mi fermo un attimo, sto a metà vlog, dai, perché considerate che ho vloggato, secondo me questo vlog uscirà di tipo mezz'ora, 40 minuti il primo vlogmas, e io già sto a 20 minuti, quindi mi manca metà video. Però dobbiamo uscire, dopo vi dico per fare cosa, e quindi mi vado a preparare. Eccomi qua, allora vi aggiorno su quello che andremo a fare oggi. Nel frattempo mi preparo, perché nel frattempo mi preparo, metto gli orecchini. Stamattina metto questi qua d'oro. Dobbiamo andare al centro commerciale perché devo scegliere il mio regalo di compleanno. Per quest'anno ho deciso di scegliere da sola il regalo da parte di Matteo, visto che ero indecisa su tantissime cose e anche lui non sapeva che cosa farmi. In realtà lui conosce bene i miei gusti, quindi qualsiasi cosa mi avrebbe fatto sicuramente ci avrebbe azzeccato, tipo gioielli, borsa, vestiti in questo momento proprio meglio di no, oppure un paio di scarpe. Vabbè, comunque detto ciò, ho deciso quest'anno di scegliermelo. Infatti gli ho detto: amore, ma fa niente, non mi dare il regalo il giorno stesso del mio compleanno, che era ieri, andiamoci con calma il giorno dopo, così mi scelgo un qualcosa che mi piace. Una cosa per cui sto optando in realtà è un bel bracciale, mi piacerebbe farmi un bel bracciale. A proposito, già che ci sono, metto anche l'orologio. Questo vi piace sempre tantissimo, io lo amo, me l'ha fatto Matteo infatti per il nostro anniversario l'anno scorso, perché mi serviva un orologio. Oltre al regalo di Matteo, ho ricevuto anche il regalo da parte dei miei, che mi hanno regalato dei soldini da spendere. Vediamo se riesco a trovare quello che voglio comprarmi per il compleanno, se no poi andrò in settimana. In realtà a me piace andare con mamma a fare shopping, perché mi ha fatto lei, cioè mi hanno regalato loro questa bustina, e quindi ho piacere di andare con lei per scegliere insieme le cose, per farmi consigliare anche. Sono pronta, ho messo su, vi faccio vedere. Ah, mi manca la collana, quella con il sonaglietto. Collana, mettiamo anche la sciarpa perché fa freddino. Ho messo questo maglione bello pesante, ragazzi, perché guardate fuori, non so se si vede la tenda. Scusa,
so se si vede dalla tenda, cioè, ma c'è tantissimo vento, niente, non si vede, vabbè, fidatevi di me, c'è un sacco di vento, anche se andiamo al centro commerciale, io comunque mi sono messa questo qua che è un po' più pesantino, la sciarpetta e niente, siamo pronti, andiamo a fare il mio regalo! Alla fine abbiamo optato per il centro commerciale che si trova all'Eur, anche perché ci sono tantissime gioiellerie, quindi ho visto che c'è Pandora, ho visto che c'è Blue Spirit, Stroily. Addobbato per Natale. Dov'è? Madonna quanto è alto. Peccato che però non è illuminato. Altissimo. Sì, è spento. Iniziamo il mio shopping. Siamo dalla prima vetrina, ovvero quella di Swarovski. Tutta rosa, tutta pink. Capireste, la mia pink era, quindi comunque troppo grandi, amore. No, voglio qualcosa di più delicato. Oddio, che bella. Guarda questa, che bella. Ma che sei la principessa Sisi? Sì. Allora entriamo? Quello è bellissimo. C'è questo Morellato. Adesso siamo da Morellato. Quale orologio ti piace? Pure quello là, orologio. Allora, ho trovato qualcosina da Swarovski che mi piace, però ancora non ho scelto perché voglio prima vedere tutte le gioiellerie, tutte le gioiellerie che ci sono all'interno di questo centro commerciale e poi scegliere all'ultimo. Da Morellato non mi è piaciuto niente. Sì, adesso entriamo. Vai, terzo negozio, Marlou. Stavo facendo delle decorazioni, le scritte. Carino. Se vuoi entrare adesso è il momento giusto e poi Adesso mai più. c'è la fila poi. Calcola che di Pandora ce n'ho due. Allora. Siamo da Blue Spirit. Però ragazzi, non riesco a trovare niente che mi piace. Allora è uomo. Uomo, oro uomo. Oro donna è questo? Però questa vetrina già l'abbiamo vista. E non mi piaceva. Ti piacciono quelli semplici a te? A me piacciono quelli semplici. Tipo questo qua. Il secondo è Questo figo, il secondo a partire dall'alto. oro. Ah, ok. Sì, è bello. Però non c'è proprio niente. Allora, anche da Blue Spirit è andata male, non ho trovato niente di che. Cioè, ci sono dei braccialetti d'oro carini, però non lo so. Non mi ispirano. Comunque hanno riempito di cose natalizie. Cioè, che carino. Guarda le calze. Perché vuoi entrare da Cioè, così voglio vedere un attimo qualcosa. Prenatal? Carine le mini Nike. Già che ci siamo, diamo un'occhiata per la Next to Eccola. Me. Questa. Mi piace di più. Più Stretta. stretta? Ah, dici Bene. meglio questa qua che è più larga? Ah, no, no, questa qua non va bene. Ma perché non si tira giù il lato? Invece qua si tira giù il lato, vedi? Piccola fermata all'Apple perché Matteo si vuole rifare la cover e la pellicola. In realtà dovrei rifarla anch'io perché è tutta rovinata. Amore, il Mac rosa. Che bello! No, tutto. No, solo la tastiera. Vabbè, il mouse è già. Ah, no, io ce l'ho bianco. Questo è tutto rosa, anche il sotto. Che bello. Questo per una futura postazione. Se un giorno avrò uno studio, Mac per forza. Alla fine ho deciso di farmi cambiare anch'io la pellicola. Perché questa qua si è rovinata tantissimo. Non so se riuscite a vederla. Quindi ci sto e la cambio anch'io. Da The Zenith, calze donne intimissimi. Non hanno le calze prima mano. Alla fine le abbiamo trovate da Prenatal. Non so perché non ci ho pensato. Bravo, amore. Lui ci ha pensato e siamo venuti qua. Per fortuna mi ha salvato. L'unica cosa è che secondo me i neri ci stanno male, ragazze, per questa sera. Non lo so se ci stanno bene, però io per sicurezza intanto le prendo, tanto le sfrutterò tantissimo a dicembre, anche magari a Natale con i vestitini, le Dr. Martens, gli stivali. Alla fine sono tornata da Swarovski, ho visto un braccialetto troppo bello. Non vi spoilerò subito qual è, ve lo faccio vedere dopo. Eccomi qua, alla fine abbiamo girato tutte le gioiellerie del centro commerciale e ho trovato un bracciale stupendo. Unica cosa, non c'era la mia taglia del colore che mi piaceva. Il negozio in questione è Swarovski, io vi giuro, appena ho visto quel bracciale, che poi è il primo negozio, cioè avete visto anche voi, è il primo negozio in cui sono entrata, mi sono letteralmente innamorata di quel bracciale e in tutti i negozi dove entravo, non lo so, mi veniva da fare il paragone o comunque pensavo a quel bracciale. Quindi adesso abbiamo cambiato centro commerciale perché non c'era la taglia, non c'era la M, perché la S era stretta, c'era proprio precisa precisa e la L era larga. Quindi la commessa di Swarovski del centro commerciale dove stavamo, carina, ha chiamato quest'altro centro commerciale di Roma, che tra l'altro è anche più vicino casa, quindi sapendo che stava qua alla fine saremmo venuti qua direttamente. E quindi adesso è sceso Matteo perché io sono stanchissima, ragazzi, non ce la facevo più a camminare e niente. Ah, eccolo. Auguri, amore. Trovati?
Adesso scarto il regalo e poi ve lo faccio vedere più tardi a casa. Situazione attuale, siamo tornati a casa, abbiamo mangiato e abbiamo acceso i termosifoni con l'albero e il camino, quello su Netflix. Mi chiedete sempre come faccio a metterlo. Ragazze, su Netflix se cercate, ecco, ha finito anche la lavastoviglie dopo pranzo, siamo tornati affamati. Stavamo morendo di fame, abbiamo mangiato e Matteo si è andato a riposare, io invece mi sono messa a montare il video, stavo rilassando e niente ragazzi, il video è pronto, il mio primo vlogmas, se volevo, pensate, non sapevo come intitolarlo, quindi l'ho intitolato il mio primo vlogmas, sarò capace, perché boh, effettivamente essendo il primo non so se è riuscito bene, quindi poi fatemi sapere se comunque vi è piaciuto sotto direttamente a questo video. E direi di pubblicare insieme il mio primo vlogmas, sono troppo contenta. Eccolo, adesso faccio subito una storia su Instagram. Vorrei riuscire anche a riposarmi prima di andare a fare la doccia, lavare i capelli e iniziarmi a preparare per questa sera. Comunque intanto è uscito il primo vlogmas. Ah, e poi voglio farvi vedere il regalo che mi ha fatto Matteo. Alla fine ho scelto lui. È stupendo ragazze, mamma mia che bello. Ma guardate poi alla luce quanto brilla, cioè io scioccata, veramente. Swarovski aveva tantissime cose ed effettivamente alla fine il primo braccialetto che ho visto che mi ha colpito è stato il regalo che poi ho scelto. Sono troppo contenta perché è appena andato online il mio primo vlogmas, cioè non ho mai fatto un vlogmas, è la prima volta. Infatti non sapevo che cosa scrivere sul titolo e ho scritto la prima cosa che effettivamente mi è venuta in mente e che mi sono chiesta da sola. Ovviamente poi mi farete sapere voi giù nei commenti, mi risponderete a questa domanda, però mi fa troppo ridere che ho scritto questa cosa sul titolo, però veramente, cioè, non sapevo che altro scrivere. Comunque, bellissimo perché quando siamo tornati, poi dopo pranzo... Ok, ci sentiamo più tardi, io mi riposo un pochino, poi vado a fare la doccia e magari ci risentiamo direttamente quando mi devo preparare perché, vabbè, ovviamente vi faccio vedere quello che mi andrò a mettere, ci andiamo a truccare insieme, eccetera, eccetera. Comunque questo è il vestitino di questo rosso bellissimo, questo qua l'ho preso da H&M e vi giuro, a parte che è super morbido, ma poi ha questo scollo tipo un po' rigidino fatto a cuore che mi piace un sacco. Le scarpe sono quelle nuove che vi ho fatto vedere su Instagram, non so se mi seguite anche lì, comunque le trovo veramente molto eleganti, raffinate, non lo so, mi piacciono molto e poi con il fatto che c'è il cinturino sulla caviglia sono sicuramente anche molto stabili. Mi fa strano vedermi con i tacchi e con la pancia, però fatemi sapere se vi piace, comunque è una serata elegante ma non troppo, non eccessiva, quindi... ho voluto optare per un vestitino in maglia e un bel tacco semplice nero che comunque è molto elegante ed è bellissimo. E ce l'ho con l'altro il fazzoletto per la dottoressa! Pippa! 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 Appena rientrati ragazzi, mamma mia! È tardissimo, cioè ormai per noi quest'ora è tardi, pensare che prima facciamo sempre quest'ora. Che ore sono? Che ore sono? 2:10, le 2:10, ma dove vado io alle 2:10? Vabbè, comunque la festa è stata bellissima, ci siamo divertiti un sacco, abbiamo cantato, abbiamo ballato, cioè ho ballato anche io con la pancia, diciamo, ho ballato i balli di gruppo, in realtà sì, ho ballato, dai. Ci siamo divertiti tanto e niente, sono proprio contenta, fiera di lei, perché comunque, cioè ragazza, ha preso 110 lode, cioè 110 lode, che brava. Io comunque non vedo l'ora di spogliarmi, di levarmi queste calze, vi giuro non le sopporto più, cioè la commessa ha insistito per farmi prendere la M, perché diceva che la L mi sarebbe stata grande, invece no, no, cioè nel senso, meglio la L, perché sarei stata molto più comoda, io lo sapevo, infatti io volevo la L, però lei ha insistito veramente, veramente tanto, dicendo no, non prendere la L, assolutamente... Non prendo la L, ho preso la M, scomoda. Invece questi sono i sacchetti, carini, rossi, sono anche abbinata, infatti mi sono vestita di rosso, abbinata per la laurea. Il trucco è durato tantissimo, veramente non me l'aspettavo, c'è cioè, addirittura anche il rossetto, cioè proprio top. Stasera niente camomilla, perché non ce l'ho. Io comunque vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. E lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto, se vi stanno piacendo i vlogmas. Ci vediamo domani con un nuovo video, io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao care, buonanotte.